Salve a tutti cari ragazzi, io sono Lorenzo. Ed io sono Luca e questa è una nuova puntata di Pod of You. Siccome nello scorso episodio abbiamo parlato di videogiochi, cogliamo la palla al balzo e oggi parleremo di un franchise nello specifico, che è Pokémon. Nella fattispecie parleremo degli ultimi due capitoli usciti, cioè Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che sono appunto i capitoli recentemente usciti sulla console Nintendo Switch di questo franchise. In realtà l'idea per questo episodio è nata principalmente da me perché ultimamente sto recuperando vari giochi del franchise, specialmente quelli per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, perché sono le uniche console che possiedo. E in realtà adesso mi sto giocando una Chrome di Pokémon Cristallo che si chiama Pokémon Prism. Se non erro è stata tipo in sviluppo per qualcosa come 8 anni e poi è stata brutalmente uccisa da Nintendo. Sì, perché Nintendo, come sappiamo tutti noi appassionati, non ama molto il lavoro degli fan sui suoi prodotti. Tende di solito a stroncarli, a distruggerli in tempo zero. Cioè, Nintendo vuole avere esclusiva totale del suo prodotto e non permette minimamente nessuna modifica fatta da utenti o terze parti, a differenza loro. D'altra parte è una politica aziendale che condivido, ma oggi non siamo qui a parlare di questo. No, no, oggi non parliamo assolutamente di mercato, di soldi e di cose. Oddio, parleremo anche di soldi, ma non in grandi livelli. Oltretutto, parlando di Acrom, bisognerebbe anche parlare di pirateria e qui si va a sfociare in un argomento che necessiterebbe di un episodio a parte, quindi se volete magari un episodio in cui discutiamo della pirateria nel mondo videoludico, magari lasciateci un mi piace, un commento e vedremo di farlo. Sì, fatecelo sapere anche perché dobbiamo prepararci per l'argomento, soprattutto perché dobbiamo rispolverare i vecchi cappelli da pirata che abbiamo ormai accantonato nei cassetti. Tornando a noi, la domanda che ti faccio è questa: a te il gioco è piaciuto? Anzi, i giochi sono piaciuti? Allora, il gioco a me è piaciuto veramente tanto, ha introdotto delle meccaniche molto interessanti, tra cui quella delle terre selvagge, che forse è la cosa più divertente che si può fare nel gioco. E un'altra cosa in realtà che a me è piaciuta molto sono i Pokémon nell'Overworld, è una di quelle cose che ho sempre sognato da piccolo e finalmente si è avverato. Sì, ok, lo so che ci sono anche in Let's Go Pikachu Eevee, ma stiamo divagando. E poi un'altra meccanica che a me è piaciuta molto è quella dei raid, perché diciamo che riesce ad aggiungere longevità al gioco senza annoiarti troppo, ecco. E ne avrò fatti un centinaio, probabilmente. E no, è una cosa fatta molto bene anche perché poi è stata gestita tramite degli eventi anche mesi dopo dal lancio. Per esempio, di recente c'è stato l'evento di Alcremie e c'è stato anche quello dei Magikarp. Ok, quello di Alcremie è il magico evento di girare alla tonda, quello lì mi stai parlando? Sì, ti sto parlando di quello, ti sto parlando di quello. Oh mio Dio, che cosa squallida. Io l'ho odiato quella cosa, la trovavo talmente stupida, talmente buffonesca che proprio no, no, cioè il mio cervello non riusciva a concepirla. Però vedi, anche in queste cose che possono risultare estremamente noiose, io ci ho trovato una buona creatività, sinceramente, nella costruzione di quello che è il Pokémon, perché questa è una cosa in realtà comune a tutti i Pokémon dell'ottava generazione, cioè che nella loro costruzione, nella loro backstory ci sono delle cose molto interessanti, perché ora non piace a nessuno il design, però anche il discorso dei fossili, che sono stati praticamente ricostruiti alla cazzo dei cane, direbbe il buon René Ferretti, c'ha il suo perché, perché comunque nel 1800 chi ricostruiva i fossili non aveva idea di come erano gli animali e quindi li riassemblava un po' alla bene e meglio, e quindi quello è il risultato. Però ci sono un sacco di Pokémon che hanno questo tipo di storia dietro e è affascinante. No, no, assolutamente, l'idea, quella devo dire che mi è piaciuta molto. Il voler creare una storia dietro al Pokémon, dandogli anche un senso di realtà, cosa che era differente rispetto ai titoli originali in cui tu ti trovavi quel Pokémon lì, con quelle fattezze, ma cioè,
cioè stava lì fisso perché era stato creato in quel modo. In questo caso invece si tende a dare una giustificazione all'essere del Pokémon, perché è in quel modo, perché fa determinate cose, anche giustifica anche certe mosse che hanno i Pokémon. Questo devo dire che mi è piaciuto molto anche a me, è una bella idea. Comunque concordo con te sul fatto che questi titoli sono molto divertenti. Effettivamente ad avere la console in mano ti diverti molto a giocarli. Purtroppo però secondo me hanno anche degli evidenti difetti. Degli evidenti difetti dove? Soprattutto sul punto di vista della scrittura della storia. Purtroppo la storia di Pokémon Spada e Scudo è molto molto raffazzonata secondo me. Cioè si basa tutto su una sciocchezza principalmente, perché poi quello che dovrebbe essere il punto focale della storia si rivela essere una boiata, ecco, chiamiamola col suo nome. Perché purtroppo diciamo che l'idea che muoveva il cattivo di questi giochi è una cosa talmente sciocca, basata su un lasso di tempo talmente lontano che non ha motivo lui di pensarlo. E questo che cosa porta? A dare a tutta la storia del gioco un senso di insensatezza e di inutilità che perlomeno a me ha dato fastidio. E questa purtroppo è una cosa che si nota in praticamente tutti i personaggi, perché hanno una caratterizzazione piuttosto banale e infantile. L'unico che mi sento tra virgolette di salvare è Ginepro. Sì, assolutamente, Ginepro è il miglior personaggio di tutto il gioco. È l'unico che ha senso di esistere, ha senso nelle cose che fa, ha senso nelle cose che dice, mentre gli altri no, cioè gli altri sono lì, fanno cose senza senso quasi. E infatti, non so, mi viene in mente Hop, per esempio. Oh mio Dio. Il povero Hop. No, che anche lui, in realtà ci hanno provato a costruirgli una storia abbastanza interessante, perché comunque gli dà una sorta di complesso di inferiorità rispetto al protagonista e il praticamente c'è lui che cerca di fare di tutto per superarci e per far vedere a suo fratello, che è il campione della Lega, insomma chi è. Il problema è che è gestita veramente male secondo me, perché è estremamente infantile come cosa. Ok, i giochi Pokémon sono sempre stati rivolti ad un target infantile, però non lo so, negli ultimi anni mi sembra che sono diventati sempre sempre più per neonati tra virgolette. Ora non voglio offendere chi magari ci gioca in età adulta, noi ci abbiamo giocato e siamo in età adulta, quindi ci offenderemo da soli, però capito, hanno subito un downgrade nella scrittura allucinante. No, concordo pienamente con te, poi specialmente nel personaggio di Hope. L'idea di base ci sta, non è sbagliata, può funzionare ed è anche in certi modi carina. Il problema di questo personaggio è che non ha uno sviluppo, cioè lui nasce come il rivale, praticamente è il rivale perennemente sidiato, cioè sta lì che prende batoste su batoste e ogni volta sì tornerò, sarò più forte, ti batterò, e ogni volta perde e ogni volta fa questo discorso, e se questo succede continuamente nell'arco della storia del gioco, ma una roba come 10 volte. Cioè non riesce a sviluppare questo personaggio. Lui rimane lì fisso con questa idea di voglio batterti, ma non riuscirà mai a farlo. Tutto ciò può avere un senso se tu gli dai una buona costruzione a livello di scrittura. Con Hope non è avvenuto, cioè Hope rimane lì fisso, fermo, e diventa alla fine una sorta di macchietta, che per carità può funzionare se tu giocatore hai un'età molto bassa o perlomeno non stai a seguire troppo la storia. Un giocatore come posso essere io, come puoi essere anche tu tranquillamente, lo vede che purtroppo quel personaggio ha delle mancanze e purtroppo ne risenti nell'esperienza di gioco secondo me. No, quello che volevo dire io è che comunque poi chiudiamo l'argomento Hop e personaggi, perché altrimenti non finiamo più. Sì, assolutamente. Hop è un personaggio interessante all'inizio e alla fine, perché all'inizio viene presentato comunque come il tuo rivale e ha questa cosa di complesso di inferiorità contro il protagonista.
e alla fine invece ottiene tra virgolette la redenzione nel momento in cui diventa assistente di laboratorio. E effettivamente, che effettivamente è la prima volta che vediamo un finale dato ad un rivale, perché ora per esempio mi viene in mente Wally, ora non mi ricordo come si chiama nella versione italiana di Pokémon Smeraldo, Rubino e Zaffiro. Lui praticamente, però hai capito, lui arriva alla fine del suo viaggio, ti sfida l'ultima volta nella Via Vittoria, dice ok, è finita qui, e non gli dà un finale. Stessa cosa per il personaggio di, anche qui non mi ricordo il nome italiano, di Barry, nella saga di Diamante, Perle e Platino. Anche lui non ha un finale, cosa che invece Hop gli hanno dato, e effettivamente funziona, e questo mi piace. No, no, assolutamente. Hop almeno ha una costruzione, cioè una costruzione, ha un finale di storia. La costruzione non esiste, perché c'è un inizio, c'è una fine, ma non c'è un mentre. Cioè, manca tutto quello che sarebbe stato il viaggio di Hop, che lo rende, secondo me, un personaggio, non ti dico sbagliato, non ti dico completamente fallimentare, però non ben riuscito, assolutamente. Non è un personaggio scritto bene, secondo me. Ma al di là dei personaggi, che ci siamo dilungati anche abbastanza su di loro, un altro problema, secondo me, molto grande di questi capitoli di Pokémon è il Pokédex. Cioè, hanno creato questi giochi con grandissimo hype e tutto, e poi cosa mi dai? Un gioco dove il Pokédex è troncato. Cioè, abbiamo praticamente meno della metà dei Pokémon disponibili nel loro universo in questo gioco. Cioè, tu puoi giocarti solamente una parte dei Pokémon che ci sono. E questo dà, secondo me, un senso di non completezza del gioco. Cioè, è come se fosse un prodotto fallato, in cui ci sia qualcosa che non va. Una mancanza che purtroppo, sotto il mio punto di vista, si vede e si sente. Allora, da un lato sono d'accordo con te, dall'altro sono un po' in disaccordo. Partirei dal perché sono in disaccordo. Il taglio del Pokédex in realtà l'ho visto come una cosa abbastanza positiva. Uno, perché iniziavano ad essere veramente troppi e fondamentalmente non ci si capiva niente. Anzi, io sono la prima persona che dice che se facessero un gioco Pokémon stand alone, quindi con i suoi 100-150 Pokémon e solo quelli, senza mostrare Pokémon vecchi, sarei il primo che lo compra, perché sarebbe un gioco non legato al passato, completamente fresco nelle meccaniche, e soprattutto avrebbe una scrittura probabilmente un pochino più originale. Invece il fatto di essere legati perennemente ad avere questi 800, 900, 1000 Pokémon alle spalle, forse anche quello li limita un po' dal punto di vista creativo. E poi, sempre visto in modo positivo, c'è stato un ribilanciamento di tutto quello che è il competitivo. Cioè, riducendo il numero dei Pokémon, cambi completamente il meta e sei in grado di avere un competitivo riscritto fondamentalmente da zero, più pulito e maggiormente giocabile e non basato sulle stesse strategie di sempre. Sì, no, quello è vero, perché io mi ricordo ancora ai tempi del Game Boy del vecchio Game Boy Pocket, del Game Boy Color, poi quando si giocava in competitivo con il famoso cavo, quello verde, ti ricordi? Io ce l'avevo argento, però ok. Oh, addirittura, cioè, esiste anche di un altro colore. Sì, ero il bimbo ricco. Ah, ok, io ero convinto che esistesse solo quello verde. Comunque, ai tempi, mi ricordo che la strategia era una e una soltanto. Pokémon a livello 100, mosse potentissime e giù spammare. Cioè, era quello il competitivo di una volta. Ora almeno un minimo di strategia te lo permette il gioco. Però sono d'accordo con te quando dici che avere il Pokédex tagliato gli dà questo senso di incompiutezza, di incompletezza. E anzi, io ti dirò di più. Mi dà un senso di pigrizia dal lato di Game Freak, perché in questo caso Game Freak è stata bugiarda e molto paracula. Perché aveva giustificato il taglio del Pokédex, sì, ok, con il ribilanciamento del competitivo, ma aveva anche detto che
tagliando il Pokédex avrebbero avuto più modo di concentrarsi sulla pulizia delle animazioni, dei modelli, che avrebbero rifatto i modelli da zero, tutte le animazioni sarebbero state ricostruite, tutto sarebbe stato più vivo, e invece sono sempre i soliti modelli upscalati dal 3DS, sono le stesse animazioni per i personaggi. Caso super eclatante, ritorna il nostro amico Hop, ciao Hop, che ha le animazioni riciclate da How di Alola. E in questo senso penso che Game Freak si sia un po' parata il culo, ma male. Sì, cioè, diciamo che ha provato a pararsi il culo, ma non gli è riuscito bene, perché grandi parole, grandi discorsi, ma alla fine la sostanza è stata pochina. Oltretutto, questo probabilmente non so se lo sai, ma Game Freak programma i giochi Pokémon, sì, ok, con il codice proprietario, però utilizza anche parti di codice di altri giochi. Fa una sorta di mappazzone. È stato fatto un data mining su Pokémon Spada e Scudo ed è stato trovato traccia del codice di Mario Kart, di Mario Party, di Zelda Breath of the Wild. Quindi anche questo modo di programmare li ha probabilmente limitati sia dal punto di vista del tempo che dal punto di vista creativo. Sì, che poi anche il tempo è un altro difetto grande, ma non solo di Game Freak, parliamo in generale, perché tutti tendono a far uscire nuovi giochi nel minor tempo possibile, cosa che poi più delle volte porta dei prodotti, non dico scadenti, ma di qualità comunque piuttosto bassa. Magari, che ne so, prendete il vostro franchise, prendete il vostro gioco, dategli il giusto tempo di lavoro ai vostri uomini, permettete loro di scrivere per bene, di costruire per bene la grafica, di costruire per bene le meccaniche, e poi fate uscire il gioco. Magari uscirà un anno dopo, un anno e mezzo dopo, però almeno avete un prodotto qualitativamente perfetto. Secondo me la voglia di far uscire costantemente nuovi titoli per arricchire la collezione dei fan ed arricchire le tasche anche delle case produttrici sta diventando una cosa controproducente, tanto per gli uni che per gli altri. Perché capito, il brand Pokémon è ora come ora il brand che frutta più soldi al mondo. È un brand miliardario che può permettersi di star fermo un anno per far uscire un gioco migliore. Anche perché i soldi che entrano al Nintendo, solo dei giochi, è irrisorio rispetto a tutto quello che è il resto del merchandise. Quindi carte, peluche, roba del Pokémon Center e tutta questa roba qua. Il ricavo dei giochi è irrisorio. Quindi perché non rilanciarli magari prendendosi un po' di pausa e facendo uscire un gioco completo? Perché infatti adesso parleremo anche dei DLC, perché sono stati annunciati dei DLC che andranno a completare l'esperienza di Pokémon Spada e Scudo. A completare, appunto, questo sottolineiamolo bene, perché come dicevamo prima, appunto, il gioco è incompleto e questo fatto di far uscire i DLC per completare il gioco, beh, dà forza alla nostra tesi che il gioco effettivamente ha delle mancanze. Che poi in realtà, sotto un certo punto di vista, questa cosa dei DLC l'hanno sempre fatta, a partire da Pokémon Giallo, quindi ti riporto nel lontano 96. Perché l'uscita del terzo gioco, della versione migliorata, era fondamentalmente quello che stanno facendo adesso con i DLC, cioè far uscire lo stesso gioco, però con delle aggiunte, con delle migliorie, con degli eventi in più. E sotto questo punto di vista, in realtà, do dei punti bonus alla Game Freak, perché facendo uscire un DLC piuttosto che una terza versione, un gioco completo da comprare a prezzo pieno, preferisco spendere magari, che ne so, quei 30-40 euro per un season pass e due DLC, che non ricomprarmi il gioco completo a 60. Oltretutto, dovendomi comprare il gioco completo, sarei costretto a riniziarlo di nuovo da capo, e sarebbe una cosiddetta rottura di coglioni. Concedimi il francesismo. No, concesso. Sì, no, ti capisco. Però rimane comunque il fatto che tu mi hai fatto appena pagare un gioco 60 euro e nel giro di 6 mesi mi stai ridando il contenuto che tu hai tolto da quel gioco e me lo stai facendo pagare praticamente la metà. Cioè, mi stai chiedendo ancora altri soldi per darmi la parte che tu hai tolto dal tuo gioco, quando tu potevi tranquillamente metterlo all'inizio. Diciamo che Game Freak ci ha fatto un po' la furba su questa questione, secondo me.
diciamo che così ha potuto aumentare ancora di più il proprio gruzzolo sulle spalle dei poveri giocatori. Se da un lato questa cosa porta un sacco di soldi agli sviluppatori, dall'altra crea un malcontento allucinante nel giocatore, anzi nei giocatori. Infatti case di produzione come la Electronic Arts, che ha ovviamente usato questa strategia di mercato male, si è ritrovata con le pezze al culo, fondamentalmente. Sì, effettivamente non hanno fatto una bella fine con questa strategia loro. E con questo direi che siamo arrivati alla conclusione della prima parte. E vorremmo lasciarvi con questo interrogativo, che parte da un presupposto nostro. Cioè, noi pensiamo che i DLC non siano né sempre una cosa brutta, né sempre una cosa bella, anche perché pensare che un contenuto a pagamento a parte sia sempre una cosa bella, diciamo, ci vuole della fantasia, ecco. Però, sì, assolutamente. Però vorremmo sapere cosa ne pensate voi. Come vedete questa cosa dei DLC? Magari per voi non sono un problema, oppure non lo so, magari per voi sono il male assoluto. Questo noi non possiamo saperlo e dovete scrivercelo voi nei commenti. Cioè, è diventato praticamente un ordine quest'ultima frase. No, veramente, fateci sapere cosa ne pensate e rimanete con noi per la seconda parte. Oh, bentornati cari ragazzi. Abbiamo fatto una piccola pausa, Luca si è fatto una sigaretta, siamo fatti un caffè e abbiamo un attimo anche pensato a cosa dire adesso. Si è fatta anche una pisciatina, perché bisogna dirlo. Bisognava precisarlo. Sì, okay. No, dobbiamo essere onesti con il nostro pubblico. Bisogna essere onesti perché l'onestà. L'onestà. Pensavo che mi dicessi l'onestà è il profumo della vita, ma no, non era proprio quel modo la frase, ma va bene. Citavo il buon vecchio Paolo Bitta e il buon Camera Caffè. Guardate Camera Caffè, che è forse uno dei prodotti italiani meglio riusciti di sempre. Ok, torniamo all'argomento madre. Allora, mentre eravamo in pausa sigaretta, caffè, pisciatina, chiamatela come vi pare, in pausa vita, cioè che la vita è la pausa tra un podcast e l'altro. Esatto. Siamo così ligi al lavoro. No, allora, è uscito fuori l'argomento dei giochi Telltale. Ora non so se voi sapete chi è la Telltale e che tipo di giochi produce. Praticamente la Telltale produce delle sorta di avventure grafiche, se possiamo chiamarle così. Sì, più o meno. No, sono avventure. Sono avventure grafiche. Sono molto story driven, cioè si basano praticamente al 100% sulla storia e si basano molto sulle scelte che puoi fare. Esempio di un prodotto Telltale che mi viene in mente, The Wolf Among Us, in cui tutto parte con questo omicidio in cui tu devi cercare di capire chi è responsabile e le motivazioni per cui è avvenuto, e poi pian piano nel corso dell'episodio succedono varie cose che danno il là agli episodi successivi. E di buono, secondo me, in questi giochi che a me piacciono tantissimo è non è tanto un'estrema libertà, però hai comunque una sorta di controllo sugli eventi. Cioè, tu puoi dire ok, devo uccidere questa persona, però posso anche scegliere di non farlo, e lo scegliere di non farlo ti porterà a delle conseguenze diverse. Per fare un esempio di genere molto più famoso e più conosciuto, può essere un Heavy Rain, per esempio, può essere un Beyond, giochi del genere dove tu hai alcune scelte, a seconda delle scelte che compi la trama si va a dipanare per arrivare al punto finale. Però a differenza di Heavy Rain, Beyond che mi hai citato, ho citato proprio i giochi della Telltale, ma in realtà anche un gioco come potrebbe essere Life is Strange, li ho citati per un motivo ben preciso che si ricollega al discorso prima che si faceva sui DLC, sui contenuti scaricabili. Questi giochi sono ad episodi e sono tutti acquistabili individualmente, quindi praticamente, che ne so,
prendo ad esempio Life is Strange. La versione console è già completa di suo, mentre invece la versione che si trova per esempio su PC, su Steam, te c'hai solo il primo episodio. Completato il primo episodio ti compri il secondo, poi ti compri il terzo, poi ti compri il quarto e concludi la trama. E concludi fondamentalmente la trama principale. Stessa cosa per i giochi Telltale. Allora, onestamente, questo è uno dei pochi casi in cui lo vedo come una cosa positiva praticamente al 100%. Non è perfetta come scelta, semplicemente perché anche questo prevede la vendita di un prodotto incompleto per poi venderti il seguito. Guarda, a differenza del contenuto DLC come intendevamo nella prima parte, in questo caso non si tratta appunto di un qualcosa che ti va a completare delle mancanze, ma sono dei piccoli tasselli che, appunto, essendo episodi, ti vanno a concludere la trama generale. Per me è una cosa positiva, principalmente per un paio di motivi. Uno, per i costi, perché ogni episodio non lo vai a pagare ovviamente quanto un gioco completo, ma dei costi estremamente ridotti, essendo un quarto, un quinto, a seconda di quanti episodi compongono il gioco, e tu ti paghi solamente quella parte lì. Se dire, Life is Strange, se non ricordo male, si attesta sulle 5-6 euro a episodio, cioè sì, più o meno molto siamo ridotta, cioè non è una spesa così esosa. Lo puoi fare, cioè ti spendi i tuoi 5 euro, metti, per avere, è vero, mezz'ora di gioco, hai il tuo episodio. Ti piace il gioco, continui a comprare gli altri episodi. Non ti piace il gioco, lo chiudi lì, hai speso 5 euro, ma per 5 euro, amen. Comunque qui ti correggo un po', perché per esempio i vari episodi di Life is Strange non sono mezz'ora di gioco, anzi parecchie volte sono sulla un'ora, due ore piene, a volte anche molti di più. Però questo discorso qua sui giochi ad episodi, io ho due visioni differenti. Accendini. ho due visioni che adesso insomma andrò a dirti e tu dirai se concordi con me. La prima è che fondamentalmente non stai acquistando una parte di gioco, ma è come se tu stessi acquistando, che ne so, un DVD in edicola, oppure un cofanetto di una serie TV. Fai conto, che ne so, è come i vecchi giochi che trovavi per esempio nei cereali. C'avevi la demo del gioco che lo provavi gratis dentro cereali, così. Però se il gioco completo ti poteva stuzzicare. Poi un altro aspetto positivo, secondo me, che non ho introdotto, ma di cui non ho parlato prima, dei giochi a episodi, appunto quest'idea di avere degli episodi che tu puoi magari giocare in un momento, poi mettere da parte, prendere fare altre cose, altri giochi. Oh, scusate. Quello che succede è che il primo episodio è una sorta di demo, se poi il gioco ti attira puoi comprare il resto, ma non sei obbligato fondamentalmente. Invece giochi che magari appunto ti fanno il finale a pagamento sono un pochino più subdoli, per quanto alla fine il concetto sia più o meno lo stesso. Però un gioco che ti mette il finale a pagamento tramite DLC è volutamente escluso dal gioco per quel motivo lì, mentre invece un gioco ad episodi nasce proprio con quel concetto in mente. Oltretutto, un gioco a episodi, come si è detto, ha una durata relativamente minore, quindi, che ne so, giochi il primo episodio, ti dura due ore, dici vabbè dai, se non compro il secondo episodio ho comunque speso due ore del mio tempo. Invece in un gioco che ti mette il finale a pagamento generalmente si parla anche dalle 10-15 ore fino alle 30 ore, arrivi in fondo, arrivi alla fine e no, il finale è bloccato, devi pagare, sgancia, spilla, investi. In quel caso è effettivamente molto brutto. Inoltre mi sembra anche quasi abbastanza ovvio dirlo, però l'uscita di questi episodi generalmente è abbastanza dilazionata nel tempo. Questo perché consente agli sviluppatori di lavorarci con calma, Game Freak. Sì, l'esempio di The Walking Dead, io non ricordo precisamente, ma mi sembra che tra un episodio e l'altro fossero corsi addirittura 5-6 mesi in alcuni casi. Cioè, c'è un lavoro molto più certosino, molto
più preciso sullo sviluppo di trama, di personaggi, puoi lavorarci con comodo, e questo ti porta ad avere sì gli episodi brevi e con molto tempo di distanza di uscita, ma sostanzialmente perfetti, cioè hai in quell'episodio tutto il lavoro completato, ben sviluppato, ben riguardato e ben venduto. Devi anche comunque considerare, per esempio, che un gioco come The Walking Dead, il primo episodio è uscito nel 2012-13, mi pare, e l'ultimo episodio, che è il terzo, dovrebbe essere uscito quest'anno, cioè quest'anno, via, insomma, nel 2019 o nel 2018, non mi ricordo. Però si parla di anni, non di mesi, cioè esatto, anche più tempo di quello che mi ricordavo io addirittura. E infatti è questo. Cioè, quando lasci a degli sviluppatori competenti il tempo di fare quello che vogliono con precisione e con cura, il prodotto che ne uscirà può piacere o non piacere? Sì, però non se ne può negare la qualità oggettiva. Quando invece fare un lavoro di fretta, sì, magari puoi fare un gioco che piace, però non soddisferà mai il pubblico come un gioco curato. Infatti, per come la vedo io, riallacciandosi al discorso iniziale di Pokémon, dovrebbero lasciar perdere almeno per un anno o due la pubblicazione annuale. Dovrebbero seguire l'esempio di Assassin's Creed. Probabilmente non segui bene il brand. Io ho abbandonato il brand a Brotherhood, ho giocato i primi capitoli, li ho adorati, ma quando ho visto che mi ritrovavo a giocare praticamente lo stesso medesimo gioco costantemente, ho avuto un calo della libido al riguardo e ho abbandonato il brand. Ecco, infatti, proprio per questo motivo quest'anno, se non addirittura dal 2018, non viene pubblicato più nessun Assassin's Creed. Però è stato annunciato, non so se per via ufficiale o non ufficiale, un nuovo Assassin's Creed che dovrebbe uscire nel 2020 o nel 2021. Facendolo uscire anno per anno, hanno praticamente riciclato sempre lo stesso engine, le stesse movenze, gli stessi modelli, le stesse texture. E quindi fondamentalmente ti ritrovavi a giocare, sì, ok, il gioco è diverso perché la trama è diversa, però ti ritrovavi a giocare lo stesso gioco, e a causa di questo molto spesso i giochi erano strapieni di bug. Perlomeno negli ultimi hanno provato a fare qualcosa di effettivamente nuovo, hanno provato a rischiarsela con Assassin's Creed Origins, per esempio, che hanno trasformato il vecchio Assassin's Creed, tra virgolette, che era un semplice gioco action, in un gioco di ruolo fondamentalmente abbastanza anche dettagliato. Sì, hanno saputo condire in maniera migliore quelle parti di gioco che sapevano che funzionavano dei vecchi capitoli, arricchendole con nuovi dettagli e nuovi sviluppi a livello tanto di gameplay che a livello di trama, che hanno potuto dare al giocatore un prodotto sostanzialmente nuovo, seppur la struttura di base è rimasta la stessa. Quello che succede è che tu hai la sensazione di avere tra le mani un prodotto nuovo, anche se le meccaniche di base sono le stesse le precedenti. Ti senti a casa, anche se ti ritrovi cose completamente nuove che prima non avevi. E questo rende il giocatore e il fruitore dell'opera estremamente contento. Una cosa che invece non rende estremamente contento il consumatore di quello che era Assassin's Creed Origins erano le microtransazioni. Siamo arrivati a parlare di quello che per me è il punto più basso del mercato videoludico in questo momento. Le microtransazioni, ora magari dicendo questo nome non aiuto il pubblico, tra virgolette, però vi saranno capitate sotto mano diverse volte. Basta pensare al classico giochino idiota per cellulare che magari, che ne so, oh no, hai finito le vite, paga e continua a giocare. Oppure, oh no, ci vogliono tipo 3 ore per completare questa costruzione, paga. E detto ciò, vogliamo lanciare un piccolo saluto a tutte le mammine e tutti i bambini a casa che stanno giocando in questo momento a Candy Crush e ci stanno sputtanando l'intero stipendio mensile. Ricordatevi che avete dei figli e dovete dargli cibo, acqua, vestiti e vari servizi. Ricordatevelo, non spendete tutti i soldi in Candy Crush. Ma no, capito? Le microtransazioni sono non subdole, perché alla fine te le spammano proprio in bella vista. Però effettivamente ci sono e vengono utilizzate. Tant'è vero che giochi come, per esempio, Fortnite, che è free to play,
tecnicamente, porta la gente a spendere quantitativi industriali di soldi per il nulla. Per il nulla, fondamentalmente, perché appunto in questo caso le microtransazioni non è che aggiungono trama, aggiungono cose, perché alla fine non è un gioco basato sulla trama, semplicemente quello che ti aggiungono sono delle skin, quindi cambiano l'estetica dei personaggi senza però cambiare effettivamente potenza e simili, ti aggiungono magari qualche arma, però a conti fatti non è che ti cambiano completamente il gioco. In sostanza le microtransazioni in Fortnite sono un po' quello che avveniva negli anni 90 con i tamarri che modificavano le macchine, dovevano far vedere che avevano la macchina più figa di tutti, spendevano i miliardi solamente per l'esibizione su, cioè l'esibizione è la, proprio la sfida da chi ha il pene più grande. Sì, perché poi alla fine un po' di tempo fa era saltato fuori il caso di un ragazzino, non mi ricordo quanti anni ci aveva, che aveva rubato praticamente la carta di credito della mamma dal portafoglio, è andato su Fortnite e ci ha speso tipo 1.600 euro. Il contenta la mamma. Ora non mi ricordo se uno dei responsabili insomma del progetto era stato portato in tribunale proprio per l'accusa, cioè insomma per questa accusa qua di questo caso che il gioco istiga a comprare, e una tizia gli ha detto: guarda che c'è un ragazzino che ha speso 1.600 dollari in un solo giorno su Fortnite. E lui, faccia da culo, ha detto: ma non credo che si possano spendere così tanti soldi su Fortnite. E come lo stai dicendo con la voce di Adrian? No, però effettivamente perché la voce di Adrian è una perfetta voce da paraculo. In questo caso effettivamente l'azione dell'uomo Fortnite, chiamiamolo uomo Fortnite, sì, è stata una paraculata, nel senso ha goduto dei soldi sputtanati dal bambino e dentro sé ha anche goduto come maiale del fatto che è riuscito a fregarlo. Esatto, perché poi brutto pezzo di merda, a parte il gioco praticamente l'hai concepito te, quindi comunque sai come funzionano certe cose, ma se metti il pack da 100 dollari basta che lo compri 16 volte e l'hai speso 1.600 dollari, no? Basta fare un pochino di matematica, quick maths, per citare un meme morto. Quindi diciamo che io, per come la vedo appunto, le microtransazioni sono un po' il punto più basso del gaming, ma no, non perché non dovrebbero esserci, ma perché fondamentalmente aggiungono il nulla. Cioè è solo una questione di flavor, perlomeno nel caso di Fortnite. Poi dopo ci sono quelle microtransazioni che secondo me sono ancora un pelino più stronze, e ti sto parlando principalmente delle microtransazioni dei giochi per telefono, per mobile. Vedi un esempio, tutti i giochi con i famosi gacha, hai presente? Sì, gacha. Che spendi un mare, ti ritrovi a spendere un mare di soldi perché voglio avere quel determinato personaggio in quel determinato gioco. Ovviamente percentuali ridicole di avere la possibilità di trovarlo, e i giocatori cosa fanno? Pur di averlo si ritrovano a spendere un mare di soldi. E infatti parli con uno, io sottoscritto, che per un buon periodo della sua vita ha giocato a vari tipi di questi giochi gacha. Per esempio c'avevo il gioco di One Piece, Treasure Cruise, quello di Dragon Ball Dokkan Battle, giocati entrambi anche lui tra l'altro, però penso non ai miei livelli, anzi lui mi sa che l'ha lasciati perdere quasi subito. Io invece al gioco di One Piece specialmente ci ho giocato per quasi 3 anni 4 anni, e arrivi ad un certo punto in cui pensi: cazzo, la roba che ho gratis non è più buona, ed è una cosa artificialmente costruita per farti spendere i soldi. Per esempio anche il gioco di Dragon Ball si basa molto sul personaggio che vai a spacchettare, lo spacchettamento epico classico che trovi sui video di YouTube, anche di FIFA e simili. Anche lì costa una sassata, perché la roba che ti trovi gratuitamente è la merdina. Se però fai lo spacchettamento, quello bello con le gemme, puoi trovare il personaggio buono.
non lo trovi e l'evento sta per finire, compri le gemme e ne rifai un altro, nella speranza di trovarlo. Però è praticamente gioco d'azzardo, se ci pensi. Chiaramente gioco d'azzardo, né più né meno. Che tra l'altro, a differenza del gioco d'azzardo vero, che perlomeno ti garantisce una vincita, una certa, è una truffa, perché io reputo il gioco d'azzardo una truffa in generale, anche quello organizzato a livello statale. Però hai la consapevolezza che un minimo di ritorno esiste. In questi casi no, perché l'unico ritorno che hai è avere il pupazzetto. Cioè il pupazzetto, quello bellino, carino, magari un personaggio forte in quel gioco. Sì, ma è un personaggio nel gioco, non hai un ritorno effettivo. Cioè hai solamente speso un mare di soldi, e certe volte anche inutilmente, perché non riesci manco a trovarlo manco in quel modo, per avere un qualcosa che di concreto non è nulla. È un gioco d'azzardo ancora più infimo questo. In sostanza vi stiamo dicendo che smettete di spendere soldi per comprare i bamboccini sui giochi, andate tutti al casino come il Mecha Duca Conte Semenzara e andate a dire alla gente che sono dei menagrami quando perdete. Ok, almeno abbiamo citato anche Fantozzi stasera. Esatto, avevamo promesso di non farlo, però abbiamo citato anche Fantozzi. La cosa migliore sarebbe non fare né una né l'altra cosa, perché, perché come vi ci infognate in tutte e due le cose, non c'è salvezza. Cioè, no, perché finché si scherza, ma ricordiamo che il gioco d'azzardo è comunque una malattia, ok? Volete fare la partita a carte con gli amici una sera? Volete buttarci i vostri 5 euro, 10 euro, quello che... Fate tranquilli, è una serata tra amici, vi divertite. Volete iniziare a sputtanare uno stipendio intero al casino? No, gente, non funziona così. Evitate, ricordatevi che il gioco d'azzardo, non vi dico che è il male supremo, ma ci siamo molto vicini. Visto che siamo in chiusura, possiamo fare una sorta di mega riassuntone del... Riassunto epico, incredibile. Riassunto accuratissimo, piccolo Ancelo. Siamo partiti da Pokémon Spada e Scudo per parlare di quello che è il mercato dei DLC in questo momento. Sono una cosa positiva? Una cosa negativa? Questo è una cosa che decide sempre l'utente finale, perché poi alla fine è l'utente finale che ha il potere di gusto personale che è proprio monetario, perché è lui che sgancia e paga per il contenuto. Quindi comunque è una cosa molto soggettiva. Noi abbiamo detto la nostra, però voi appunto potete dirci la vostra qua sotto nei commenti. Nella seconda parte invece abbiamo trattato dei giochi ad episodi, abbiamo parlato di giochi Telltale e fatti esempi simili. Abbiamo parlato delle microtransazioni, sfociando infine su una piccola nota sul gioco d'azzardo che, sempre comunque legata all'argomento, ha portato la discussione alla sua conclusione. Anche di questo, se volete parlarne, potete tranquillamente commentare sotto al video, anzi vi chiediamo di dire la vostra, perché è questo anche lo scopo di questo spazio che abbiamo voluto creare, un angolo di discussione sui vari temi, non solo una chiacchierata a due con il nostro punto di vista, ma anche un appiglio per permettere a voi che ci ascoltate di dire la vostra. Quindi niente, grazie per essere passati, speriamo di avervi fatto compagnia in questa oretta di podcast e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Con questo rinnovo il mio invito a commentare, mettete mi piace al video, assolutamente dateci un minimo di feedback, esatto, e ci sentiamo alla prossima, ragazzi, grazie mille, ciao ciao.